Buongiorno a tutti, siamo qui insieme quest'oggi a Don Francesco Ricossa, superiore dell'Istituto Matrimoni Consili e direttore della rivista Sodalizio, per parlare di una questione di attualità che tocca chiaramente la fede e la morale. Volevamo parlare di questi cosiddetti gay pride che si sono svolti o si svolgeranno quest'estate nelle nostre varie città. Ci sono già stati alcuni, a Roma in particolare, e ve ne saranno altri nelle altre città. Buonasera, Don Francesco. Buonasera. Cosa pensare quindi di queste manifestazioni pubbliche di ostentazione in favore dell'omosessualità? Beh, dopo 2 anni che praticamente non c'erano più queste manifestazioni ormai ricorrenti, siamo di nuovo stati subissati anche nella cronaca da queste nuove processioni, sostituiscono praticamente le processioni cattoliche e cristiane per ostentare uno stile di vita, una mentalità, dei principi, sia quanto alla fede e alla morale, diametralmente opposti alla fede cristiana. Intanto non è un mio parere personale, ma sono anche proprio gli avvenimenti che puntualmente ogni anno si ripetono durante queste manifestazioni, perché ci sono anche molti caratteri blasfemi. A Cremona, per esempio, se ne è parlato, ma certamente anche altrove sono state fatte delle rappresentazioni nei confronti della Santa Vergine, Certo, sì, ho eccetera, sentito. coinvolta nella esaltazione di quello che per il catechismo della Chiesa cattolica è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. La scusa è quella della libertà di espressione, ma è stato fatto notare che se c'è una lobby che ha una libertà di espressione totale, è proprio quella che organizza queste manifestazioni, mentre invece se vi sono delle persone che sono minacciate nella loro libertà di espressione quando vogliono portare una critica contro queste manifestazioni, sono proprio coloro che vi si oppongono. Addirittura nell'ultima tornata, quella di quest'anno, sono proprio i rappresentanti ufficiali sia della stampa, molti quotidiani, quelli del gruppo GEDI, per esempio, sono ufficialmente, hanno partecipato alla manifestazione, sia addirittura la Banca d'Italia, per non parlare dei finanziamenti che le regioni o i comuni, in genere sempre quelli di sinistra e quasi sempre praticamente anche quelli di centrodestra, danno a questo tipo di manifestazioni. Quindi si direbbe veramente che non si tratti tanto di libertà di espressione rivendicata da chi è oppresso, quanto piuttosto il contrario, una specie di oppressione morale sempre più forte per far sì che nella scuola, nella società, nella mentalità delle persone si diffondano sempre di più dei principi che richiamano persino a peggio dei tempi degli antichi pagani e soprattutto per estirpare la morale, la fede, i costumi cristiani così profondamente radicati specialmente nel nostro paese. Passiamo addirittura a Roma. Quindi possiamo dire che i nostri soldi, delle tasse vengono usati per Anche finanziare e alimentare queste è manifestazioni. un aspetto secondario, ma certamente importante della faccenda. Bisogna ricordarsene quando si va a votare. Purtroppo no, perché anche chi dovrebbe opporsi e normalmente a tutti i principi, però alcuni principi per opporsi, poi purtroppo per paura, per codardia, per indifferenza, per mancanza di principi, non lo fa. È il caso della regione Umbria, per esempio. Esattamente. E può darsi quindi può darsi che l'astensionismo che ha colpito tanto una certa parte politica del nostro paese in particolare sia dovuto anche a questo, che chi dovrebbe difendere certi principi non lo fa o ha troppa paura nel farlo. E prossimamente in Emilia Romagna
ci sarà una processione di riparazione contro le blasfemie proprio di questi gay pride, come dicevamo prima. Che cosa bisogna pensare di queste contromanifestazioni? Allora, di per sé è una cosa ottima da lodare, è bene pensare, ecco, ci sono due aspetti, uno quello della manifestazione, che è più che legittimo e potrebbe essere anche doveroso se fosse organizzato bene, e poi l'altro aspetto, quello invece più di culto della processione, anch'esso è lodevole. Ma lì ci si augura che la finalità di chi organizza sia soprattutto quello del culto, cioè veramente di riparare le offese fatte a Dio, come gli organizzatori dicono. Purtroppo, l'abbiamo già constatato nel 2017, nel 2019, quando ci sono state processioni analoghe organizzate dallo stesso comitato. Il nostro istituto, che pure è presente in una città vicina dove si svolge questa processione, il nostro istituto ha manifestato il proprio dissenso, ha messo in guardia, i fedeli dal dare il proprio contributo, la propria presenza a questa processione, ed invita nuovamente, anche ora, i fedeli a dare il proprio sostegno a questa processione. E si tratta di vedere perché, o di ricordare i motivi, perché li abbiamo già esposti anche in altri video, in omelie e in conferenze dedicate a questo soggetto. Quindi se ci sono queste manifestazioni, perché non è appropriato presenziarci, essere partecipi? Ecco, qui non è più il principio generale per cui sarebbe legittimo e anzi lodevole compiere gesti e atti di questo genere, quanto il caso particolare. Cioè si tratta di vedere chi è che organizza queste processioni e se veramente gli organizzatori possono avere le carte in regola, la coerenza. Per intestarsi o per prendersi cura di una processione di questo genere. E allora il nostro istituto aveva già rammentato, e lo rifà ancora oggi, che i motivi per dissentire e non appoggiare questa processione sono fondamentalmente di due tipi, e ciascuno da solo sarebbe più che sufficiente. Quindi uno è di ordine morale. L'altro concerne la testimonianza della fede. Qual è quindi il problema di ordine morale? Il problema di ordine morale consiste nel non dare un appoggio con la nostra presenza, con il nostro sostegno, agli organizzatori di queste processioni. L'organizzazione ufficialmente è curata da un comitato che porta il nome di una santa e che però si manifesta una volta l'anno quando c'è la processione. Invece si sa benissimo, non è un mistero per nessuno e non è neanche un mistero da parte di chi organizza, che l'iniziativa nasce da una casa editrice, che è anche un blog di cui abbiamo dovuto parlare più volte e che si chiama Radio Spada. E allora devo solamente rinfrescare la memoria di chi ci ascolta e anche di chi non ci vuole ascoltare, di questa ambiguità da parte di Radio Spada, perché da un lato si pretende quasi di prendere la testa di una reazione cattolica, addirittura cattolica integrale, contro queste manifestazioni dei gay pride e anche di difesa della morale cattolica in questo tema, e dall'altro nelle pagine culturali di Radio Spada si sono stati curati e ancora si continua a diffondere una determinata cultura, e questo veramente pertinacemente. Questa determinata cultura è quella del decadentismo, particolarmente alcuni autori, ma non uno o due,
arriviamo quasi circa, io non li ho contati, una ventina di autori, che uniscono nella la loro opera letteraria e nella loro vita privata, che viene descritta accuratamente, tre caratteristiche, tutte assieme. Da un lato, la loro fede cattolica. In qualche momento della loro vita, all'inizio, a metà o alla fine, questi personaggi hanno avuto un avvicinamento alla fede cattolica, la conversione alla fede cattolica, un'inclinazione, un interesse anche a volte per la liturgia, per il culto, eccetera. Dall'altro, un interesse, non in tutti ma in molti di questi personaggi, per l'esoterismo, la magia, l'astrologia, lo spiritismo, cose di questo genere, cose assolutamente inquietanti. E infine, in maniera predominante, l'interesse letterario e pratico verso quello che era chiamato l'amore greco, cioè l'omosessualità, e molte volte purtroppo anche nei confronti dei minori, praticata o descritta in forme letterarie avvincenti, affascinanti, che attirano, questo parlo della letteratura, con una commistione di sacro e di profano. Praticamente quello che la Chiesa, avvertendo il pericolo, chiamò in un documento del Sant'Uffizio, proprio per mettere in guardia i fedeli, letteratura mistico-sensuale, cioè l'unione che sembra impossibile tra, da un lato, un afflato religioso e dall'altro invece il sensualismo addirittura contro natura. E diciamo, il lato religioso, più o meno forte, più o meno presente, dovrebbe scusare, giustificare, attirare il lettore all'altro aspetto, che invece per un cattolico perlomeno è ripugnante, sia quello contro la fede, ma da un punto di vista soprattutto, come ho detto, magico, sia soprattutto quindi dal punto di vista morale. Ora, tutte queste cose non sono io che le affermo, ma sono documentate nei minimi dettagli, a volte purtroppo per necessità di cose, anche dettagli scabrosi, ma non faccio altro che citare chi pubblica queste cose. A volte ho avuto dei rimproveri, ma lei ha detto la tal cosa, ha pubblicato la tal foto. Sì, ma non sono io che lo faccio, sono loro che l'hanno fatto per prime. In questo libro, La vergogna della tradizione, che è ancora in vendita per chi lo desidera, non è che lo voglio vendere, ma voglio che, diciamo, si constati quello che viene detto, e anche in degli articoli successivi che aggiornano, perché purtroppo di fronte a questa denuncia che già sono stato costretto di fare dopo aver privatamente ammonito gli autori, purtroppo anche dopo questa denuncia pubblica si è continuato nella stessa strada. Quindi è una specie di contraffazione. I buoni fedeli cattolici marciano in processione dietro a chi organizza e che poi diffonde invece esattamente un pensiero che non è così lontano da quello che si critica. La differenza è, da un lato, la pubblicità di un omosessualismo sguaiato, aggressivo nei confronti della religione, eccetera. Dall'altro, il presentare invece un omosessualismo, se possiamo usare questo termine, mescolato con la religione e quindi più pericoloso e più affascinante per tanti giovani, diretto pensiero, insomma. Ragione per cui mi sembra persino più pericolosa questa versione moderata che l'altra versione, quella dei gay pride, che invece provoca in tante persone per bene un senso di rigetto, di rifiuto, di ripulsione o di ridicolo persino, che può attirare solamente delle persone, diciamo, che già sono convinte di quelle cose, ma invece fa fuggire gli altri. Invece qui, seppur mirato a un circolo ristretto di persone, che però dei nostri ambienti, il danno potrebbe essere maggiore. Ecco il primo motivo per il quale mi sento di dover
allontanare i fedeli da dare il proprio sostegno, come richiedo anche a tutti, specialmente ai leader del cosiddetto tradizionalismo. Ho chiesto loro di prendere posizione pubblica su queste questioni inviando loro questo libro e pochissimi hanno risposto. Gli altri tacciono, fanno finta di niente, si chiudono gli occhi, si chiudono le orecchie, si chiudono la bocca e continuano allegramente a collaborare con chi diffonde questo pensiero. Allora, partecipare a questo atto di culto vuol dire solamente poi in pratica, finito la processione, che cosa resterà? Resterà il fatto che delle persone hanno dato i loro indirizzi, i loro nomi, il loro sostegno a delle persone che poi nelle pagine culturali diffondono qualche cosa che veramente non può essere approvato. E invece qual è il problema dal punto di vista della testimonianza della fede nel partecipare a queste manifestazioni? Questa è una questione più delicata, ma non meno importante. Ovvero sia, è giusto opporsi a delle deviazioni, anche in maniera pubblica, a delle deviazioni in campo morale. È necessario però che questo non sia disgiunto dalla fede. Ora, è vero che a volte si può collaborare su un punto ben particolare in cui le opinioni sono comuni, per esempio su un punto di diritto naturale, come è questo. Anche un non credente, per esempio, potrebbe essere disgustato da certe manifestazioni, opporsi alla diffusione di questo tipo di mentalità, ma è sempre pericoloso però il confondersi quando ci sono delle questioni di fede che ci dividono. Ora, in particolare, se si tratta di una processione, perché una processione è un atto di culto, espressione quindi della fede religiosa, e un atto di culto deve corrispondere alla retta fede, evidentemente. Quindi non solo mettere assieme eventualmente cattolici modernisti che quindi diffondono il modernismo e chi invece difende la tradizione della Chiesa è qualcosa di molto delicato, ma anche nell'ambito stesso di chi si richiama giustamente alla tradizione della Chiesa, trattandosi di un atto di culto, non è qualcosa di secondario il porsi questa domanda: ma una processione è guidata dal clero, anche se chi organizza sono dei laici. Qual è il clero che verrà invitato a dirigere questa processione e quindi quali sono le posizioni sulle questioni di attualità nella Chiesa, nella tradizione che verranno prese? Cioè, in altre parole, si tratterà di un clero in comunione con l'occupante della sede apostolica, per noi del nostro istituto non è qualche cosa di secondario. Per chi ci conosce, per chi è al di fuori da queste tematiche, la questione sfuggirà ai più. Negli anni passati queste processioni sono state in comunione con l'occupante della sede apostolica. Le preghiere che sono state fatte, non solamente il clero presente, ma le preghiere che sono state fatte in quelle circostanze, erano in comunione con l'occupante della sede apostolica, cioè con chi di fatto poi favorisce questa, diciamo, accettazione della diffusione anche in ambito cattolico di certe tematiche omosessualiste. E quindi anche questa è una contraddizione. Ora, chi si occuperà concretamente? Ci saranno dei membri del clero oppure saranno solamente dei laici? Che processione sarebbe in questo caso? Chi è invitato? Noi non lo sappiamo, ma anche qui ci dovrebbe essere chiarezza. E devo dire, il mio invito ai confratelli, per esempio, della Fraternità San Pio X o anche al clero che pratica il motu proprio, dei quali dissentiamo sia gli uni e gli altri, il mio invito a queste persone è di non collaborare con la processione organizzata di fatto da Radio Spada, per il motivo che abbiamo detto prima, cioè della vergogna della tradizione, cioè di questi articoli a tema culturale che purtroppo
mettono in avanti la letteratura mistico-sensuale. Cioè, mi sembra un dovere di tutti, non solo di chi la pensa come noi su determinati punti, di prendere delle distanze discrete o chiare, meglio chiare che discrete, ma le une o le altre, da questa ambiguità di fondo. Naturalmente il desiderio è che anche i militanti della Diospada se ne rendano conto e quindi possano cambiare, ma fino ad ora, ormai sono passati tanti anni, e non abbiamo visto una correzione, cioè sembra veramente che la pertinacia su questo punto, su questa via intrapresa, sia difficile da curarsi. Ecco, quindi anche quest'anno ripeto dei concetti già detti negli anni passati, purtroppo, perché d'altra parte viene ripetuto sempre lo stesso gesto. Quindi offriamo a Dio le nostre preghiere, la celebrazione della Santa Messa, la recita del Rosario in riparazione di tutte le ingiurie pubbliche e private che sono fatte al nostro Signore Gesù Cristo, alla Santa Vergine e alla religione, ma non diamo però il nostro contributo, il nostro appoggio a un'iniziativa ambigua che sembra essere quello che non è ed è quello che non sembra e non dice di essere. Un'ultima domanda, Don Francesco. Allora, se così stanno le cose, perché non organizzare qualcosa, una contromanifestazione che sia fatta rispettando sia dal punto di vista morale che della testimonianza della fede le regole che lei ha spiegato prima? Allora, mi sembra che gli aspetti sono due. Uno, appunto, il termine che ha usato di manifestazione. L'altro, che invece è il punto di vista più prettamente religioso, che è quello di riparazione nei confronti di Dio delle offese fatte alla Sua Maestà. Il primo aspetto è, diciamo, nei confronti di chi assiste per ottenere, diciamo, un ribaltamento dell'opinione pubblica. L'altro invece è soprattutto nei confronti di Dio. Allora, questo secondo aspetto nei confronti di Dio non teme, diciamo, un fallimento numerico, in quanto la riparazione anche fatta da un'anima sola che si offre vittima a nostro Signore ha un enorme valore. L'altro invece deve evidentemente, per poter essere efficace e non controproducente, ottenere determinati risultati pratici. E quindi, mentre da un punto di vista manifestazione, duole dirlo, ma è difficile poter fare una manifestazione che ottenga dei risultati comparabili a quelli invece che hanno i cosiddetti gay pride, che, come detto prima, godono del sostegno mediatico, finanziario, culturale, eccetera, praticamente di tutti, o quasi tutti. Per cui dal punto di vista della manifestazione il successo sarebbe non tanto della buona causa quanto del farsi conoscere da parte del gruppetto in questione. Allora il gruppetto in questione, come tante volte capita nella politica, praticamente poco conosciuto o sconosciuto, sfrutta l'argomento di attualità. E anche se siamo in 10, in 20, in 100, eccetera, non si bada tanto alla formazione di chi è presente o ha un successo che veramente sia significativo nella società, quanto bada ad aver trovato 1, 2, 3, 4, 5 persone nuove da aggregare. Allora, questo non è il nostro scopo. Invece, se si tratta di rendere omaggio a Dio, di riparare alle colpe fatte a nostro Signore, non c'è nulla di meglio, per esempio, della celebrazione della Santa Messa, che effettivamente facciamo e sempre si fa per riparare a tutte le offese, le ingiurie, eccetera. E l'Istituto sostiene con fatica, ma con costanza, la celebrazione della Messa non una cum, che è gradita a Dio e che veramente ripara queste offese e qualunque altra offesa fatta contro la Sua Divina Maestà. Se poi invece vogliamo parlare di mettere assieme una manifestazione religiosa
prettamente religiosa e la formazione spirituale dei partecipanti, e non solamente diciamo rendere nota o divulgare una casa editrice o un blog o cose di questo genere, e per esempio nel pellegrinaggio di Loreto, cose di questo genere, i fedeli vanno in processione per 2 giorni senza nascondersi, come si dice, nelle sacrestie, eccetera. E lì però c'è una vera formazione spirituale, c'è la confessione, ci sono i sacramenti, c'è la predicazione e c'è anche una testimonianza in favore della regalità di Cristo Re. Quindi sono cose che noi già facciamo, e non solo noi, noi però in un quadro corretto, e invitiamo anche tanti altri cattolici a sostenerli e a partecipare, evidentemente. Quindi non è che non si fa nulla, cioè o non si fa nulla oppure si fa male, meglio far male che far niente. Fare si fa. Bisogna chiederci qual è il vero scopo e la vera finalità di certe processioni che dovrebbero essere fatte per Dio e per la gloria di Dio, e cosa che in alcuni degli organizzatori è certamente sincera, però per l'associazione in se stessa ho più che dei dubbi, visto che se avessero tanto zelo per la difesa della moralità cristiana, certamente non diffonderebbero autori, scrittori, letteratura e vite, che sono incompatibili con questa morale cristiana. Quindi bisogna mettersi d'accordo con se stessi. E se vogliamo allargare per concludere anche il discorso, c'è comunque da parte della Chiesa, tra virgolette, occupata dai modernisti, un atteggiamento di sdoganamento delle coppie omosessuali, eccetera, dal punto di vista appunto un grande problema della comunione che viene data. Sempre con ambiguità, ma in maniera di andare costantemente verso una determinata direzione. Purtroppo, bisogna dire che i modernisti, dopo il Concilio Vaticano II, hanno demolito principalmente la liturgia e la fede, mentre dal punto di vista della morale avevano mantenuto delle conclusioni più o meno corrette, pur cambiando i motivi e i principi, passando da una dottrina fondata sul diritto naturale piuttosto a una dottrina fondata sulla falsa filosofia del personalismo. Con questi ultimi decenni, invece, gli ultimi anni, anche quest'ultimo bastione, per così dire, è miseramente crollato, se non del tutto, quasi del tutto. È sotto gli occhi di tutti la diffusione ormai di idee totalmente eterodosse anche nella morale cristiana. Recentemente leggevo i voti, i desiderata sia dei fedeli sia dei cosiddetti vescovi di molte nazioni, anche qui in Italia, in occasione di una specie di sinodo che viene promosso, dove una delle istanze è proprio quella di favorire l'apertura totale nei confronti di questa mentalità del mondo moderno, che è una mentalità anticristiana, quindi anche nel campo dell'accettazione dell'omosessualità. Intere conferenze episcopali si schierano in questo senso, e tanti gesti anche da parte dell'occupante della sede apostolica vanno in questo senso. Anche la nomina a responsabile della conferenza episcopale italiana di Monsignor Zuppi, il vescovo di Bologna, è stata salutata, diciamo perlomeno, e che io sappia non ci sono state smentite, negli ambienti favorevoli ai cosiddetti diritti LGBTQZK, eccetera, è stata salutata con entusiasmo perché si dice che si trova in questa persona un sostegno ed un appoggio a questa causa. Quindi certamente limitatamente una versione cattolica della cosa, sono state fatte anche in altre diocesi recentemente, e lì Radio Spada l'ha sottolineato e l'ha criticato a ragione, sono state per esempio in diocesi di Bologna, ma anche in altre diocesi, l'accoglienza di associazioni, di comunità che vogliono favorire queste decisioni nella legislazione, eccetera, eccetera, che ormai si riuniscono col sostegno delle parrocchie, quindi ormai sotto gli occhi di tutti è la cronaca quotidiana, e purtroppo questa mentalità neopagana, immorale, anticristiana, si sta diffondendo sempre di più. Purtroppo
Quindi è un motivo in più per opporsi a questa marea che sembra invincibile. Adesso la recente sentenza della Corte Costituzionale negli Stati Uniti, che ha dichiarato che l'aborto non è un diritto costituzionale, per cui ha lasciato che i singoli stati possano decidere in materia, pur non essendo l'ideale, perché ci sarebbe molto di meglio da dire e da fare su questo tema, fa però capire che non è affatto vero che siano irreversibili certi colpi inferti ai principi della morale naturale e cristiana. Non è affatto vero, ci vogliono far credere che non c'è niente da fare, in realtà c'è molto da fare, però bisogna farlo nel modo migliore, nel modo giusto, nel modo corretto. Ecco, quello che a noi spiaceva è che a un livello molto piccolo, in una cittadina, da una piccola associazione, venga fatto in maniera che a nostro parere è poco opportuno, inopportuno, ed è il motivo per cui abbiamo parlato. Con questo non vogliamo dire che non bisogna lottare pubblicamente contro tutti gli errori, sia contro la fede, sia contro la morale, che sono sempre più diffusi nella nostra società. Va bene, ringrazio quindi Don Francesco Ricossa per questa precisazione, la chiarezza appunto che ha dato su queste manifestazioni e contromanifestazioni organizzate da cosiddetti certi gruppi tradizionalisti. E io ringrazio chi ha avuto la bontà di ascoltarci.